Liberi consorzi e città metropolitane sono gli argomenti trattati ieri durante l'incontro a Palermo tra l'assessore agli enti locali Luisa Lantieri ed i componenti del comitato Gelensis Populus. Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla vicenda che sembra aver avuto una battuta d'arresto a causa dell'approvazione del bilancio regionale. Per quanto riguarda il percorso di adesione, già è tutto pronto, io ho firmato i decreti da portare in giunta per i nuovi territori. Indubbiamente tutto questo deve essere accompagnato da una legge, perché bisogna stabilire a priori i criteri e tutto quello che c'è nell'organizzazione interna, perché si passa da un'ex provincia di Caltanissetta ad una città metropolitana, o viceversa si poteva andare anche verso ad un nuovo libero consorzio, però bisogna stabilire il patrimonio di quella città, bisogna stabilire le strade, la lunghezza delle strade. Come si ci deve organizzare? Voi sapete che ci sono le scuole provinciali, ci sono degli uffici, perciò questo secondo me deve essere tutto determinato prioritariamente a norma di legge. L'iter del passaggio dei comuni di Gela, Niscemi e Piazza Marina prevede il ridisegno dei confini geografici dei nuovi liberi consorzi e delle città metropolitane, che sarà effettuato attraverso un atto di giunta e portato in aula per l'approvazione. In parallelo sarà preparato uno studio relativo al passaggio delle competenze in ordine al personale, le scuole, la sanità, le partecipate e quant'altro, dalla libero consorzio uscente, cioè quelli di Caltanissetta ed Enna, alla città metropolitana di Catania, verso la quale questi tre comuni intendono migrare. Immediatamente dopo l'approvazione del bilancio alla Regione, il primo disegno di legge che approderà in Assemblea è proprio quello che riscrive la legge sui liberi consorzi e le città metropolitane. Numerosi riunioni, incontri, tavoli tecnici, ma sostanzialmente quando Gela approderà alla città metropolitana di Catania? Ci ha confermato che il tempo tecnico dell'approvazione della finanziaria regionale prenderebbe teoricamente al massimo tutto il mese di febbraio, potrebbe anche risolversi prima, e quindi ci ha detto che nella prima settimana di marzo lei si attiverà alacremente con il presidente dell'Assemblea regionale Ardizzone per portarlo immediatamente. Ci ha garantito che il primo disegno che sarà esaminato in Assemblea sarà proprio questo. Il deputato regionale del Partito Democratico, il gelese Peppe Arancio. I cittadini possono stare tranquilli, perché tutto ciò che è stato deciso ha delle determinanti, dei tempi, e quindi andremo verso l'obiettivo.